Born to be a star, esordiamo qui dal Tavli di Bari con un interprete barese che si chiama Luce. Ciao Luce. Buonasera a tutti, ciao. Luce al secolo? Lucia Montrone. Lucia Montrone. Allora, noi vorremmo conoscerti, sicuramente sei un volto nuovo per molti, ma in realtà hai iniziato un po' di tempo fa. Sì, ho iniziato più o meno 5 anni fa, e, sono usciti 2 EP e finalmente siamo arrivati al primo vero disco, che è prodotto da Tommy Cavalieri per la Sorriso Edizioni Musicali, con il supporto di Puglia Sounds Record, perché sono tra i 23 vincitori del bando. Quindi Puglia Sound funziona, lancia nuovi talenti? Sì, posso confermare, assolutamente. È un ottimo supporto, quindi la nostra regione sforna personaggi che sicuramente si imporranno ancora di più in futuro. Raccontami un po' come hai iniziato, tu da bambina che facevi? Io ho iniziato suonando il pianoforte e cantando, quindi ho sempre scritto le mie canzoni, prima col pianoforte e poi con la chitarra. E quando sono arrivata ad un punto in cui mi rendevo conto di aver scritto tanto e magari di trovarmi stretta nella mia stanza, ho pensato, grazie all'aiuto di tante persone che mi sono state comunque accanto e che hanno sempre creduto in me, ho pensato di iniziare a suonare un po' in giro e di far conoscere Luce attraverso le sue canzoni. Ascolta, sei stata tu che hai avuto la folgorazione per la musica o qualcuno ti ha suggerito di seguire quest'arte? In realtà penso che la musica faccia parte di me da sempre, cioè, non so trovare una spiegazione, non c'è stata folgorazione esterna, l'ho sempre sentita dentro come un'esigenza di espressione e continuo a viverla in questa maniera. A che età ti hanno regalato la prima chitarra? La prima chitarra avevo 16 anni. 16 anni? Prima che facevi? Suonavo il pianoforte, ho iniziato a suonare il pianoforte più o meno a 5 anni. Quindi un bambina prodigio? Sì, più o meno. Sempre da autodidatta e poi ho frequentato comunque il conservatorio e suono la chitarra e principalmente canto. Le tue influenze musicali quali sono? Soprattutto quando iniziavi da teenager a seguire il mondo musicale. Per quanto riguarda le influenze musicali, diciamo che sono sempre stata un amante della musica nord europea. Quindi Sigur Rós, Mogwai, Björk.
Passando poi per quanto riguarda la musica italiana, Nicolò Fabi, Elisa, I Negramaro, Daniele Silvestri, Lucio Battisti, assolutamente, non potrei non nominarlo. Non può mancare. Tra l'altro Elisa vinse Sanremo col brano Luce, da qui hai avuto l'idea? No, è semplicemente un caso, perché mi chiamo Lucia, quindi mi chiamano da sempre Luce, sì. Io sto aspettando la strada che tu mi dai. Posso è la tua che ti porterai nelle mani. Invece aspetto, aspetto l'inverno. Tempo che scorre, intanto tra un po' te ne andrai. In questo viaggio di me cosa ti porterai? Posso è l'autunno che ti porterà dalle mani. Ma io ti produzione degli ultimi mesi, il disco è uscito oggi. E, ovviamente ci sono dei pezzi che ho scritto in passato e pezzi che ho scritto recentemente, quindi c'è tutto il mio percorso evolutivo in questo disco e penso sia un bel disco perché mi rappresenta appieno. Tu ti definisci pop rock progressive? Pop rock con influenze nord europee, insomma. Nord europee. Senti, dove vorresti arrivare? Hai un obiettivo, magari un grande stage, un concerto dove ti piacerebbe suonare? Quello che è stato il tuo sogno da ragazzina? No, il mio sogno da ragazzina in realtà è quello di suonare e suonare tanto. Non ho in mente precisamente dove vorrei arrivare. Vorrei suonare tanto, farmi conoscere e poi chissà, si vedrà in futuro. Senti, in questo ambiente hai trovato più gente che ti ha agevolato oppure gente che ti ha stroncato? Io in realtà mi ritengo una persona molto fortunata perché ho sempre avuto gente che ha creduto in me, a partire da chi si occupa del management, da chi mi ha prodotto. Quindi sì, la strada, comunque la vita di un artista è sempre difficile, però mi ritengo una persona molto fortunata perché ho una grande famiglia accanto che mi sostiene e so che mi sosterrà sempre. Quindi non una famiglia che ti chiede che lavoro vuoi fare da grande, perché molti non considerano questo un lavoro. No, in realtà tutti sanno perfettamente che questo è il mio lavoro.
Sì. Però a volte bisogna combattere con famiglie che pensano che i lavori siano soltanto quelli da impiegato, invece questa, oltre ad essere un'arte, è un lavoro che impegna tantissimo. È vero, cioè è difficile considerarlo un lavoro, però penso che il lavoro dell'artista sia, secondo me, uno dei lavori più belli del mondo, perché hai modo di rapportarti alla gente dando semplicemente te stesso, tutto ciò che magari non è soltanto un lavoro manuale, ma è qualcosa che parte dall'anima, e non c'è niente di più bello, secondo me. Assolutamente. L'ambiente barese, l'ambiente della musica barese, anche dei locali, come ti accoglie e che difficoltà trovi? No, in realtà diciamo che io sto cominciando adesso, quindi non posso non ringraziare questo locale, il Tavli Café, per l'occasione e per la possibilità di presentare ufficialmente il disco che è uscito oggi. Quindi adesso sarà tutto un susseguirsi, insomma, di date, possibili concerti, possibili festival, magari ne riparleremo tra un po' di tempo e ti racconterò. Si apre una pagina bianca, speriamo di scrivere, di riempirla con tante belle cose. Sì, è un disco di rinascita, quindi Luce rinasce in questo momento. Perfetto, noi ti ringraziamo, ti facciamo un in bocca al lupo per il futuro e speriamo di averti in studio a Video Arte TV. Grazie mille, assolutamente. Ciao a tutti. Controvento ormai, continuo.
continuo a camminare, è difficile anche respirare, non riesco ancora a sopportare il tempo che non ho, il sole che non so, credevo di aver vinto tutto un giorno. Forse finirò di quanta vita troppo presto ho messo in vendita, anche se io non avevo un prezzo, ho corso a lungo ormai, mi siedo un attimo almeno per capire cosa sono. Ho dato quello che potevo, ho dato tutto nel silenzio, ho dato il meglio che avevo, ho dato anche se ho perso. Ho finto di essere migliore, volevo essere uguale al bambino che sorride e non ricorda niente. Contro luce, sotto voce, mi difendo quando posso, mi difendo anche se addosso la paura del domani. Non ho mica la certezza di riuscire a camminare sola, mai. Mi solleverò restando in aria senza ali, magari pesano, oh, non voglio altre colpe adesso. Mi dipingerò l'ennesimo sorriso falso, tanto non saprai mai cosa penso. Il mio cambiare forma guardando un semplice colore, mangio libri che hanno odori forti come calci, ma mi piego se mi guardi gli occhi, mi piego perché non so chi sono io. Contro luce guardo il mondo da una prospettiva solo mia, non potrai mai ritrovare la mia voce nuda e stanca. Non ho mica la certezza di riuscire a camminare sola, ma riuscire a camminare.